Ciao a tutti, vorrei fare una riflessione con voi su quello che sta accadendo in questi giorni. C'è una paura, da un certo punto di vista, motivata, ma da un altro, ecco, fa riflettere, perché la paura non è di ammalarsi. Le previsioni dicono che tutti quanti prima o poi si ammaleranno di questo coronavirus, ma la paura che prende tutti quanti è quella della morte. La morte di noi stessi o dei nostri cari. A me sicuramente dispiace moltissimo per le persone che hanno sofferto o che appunto per la mancanza di un parente o che in prima persona hanno preso la malattia e sono in rianimazione, in terapia intensiva. Ma vorrei riflettere sulla morte in questa società qui. Una società che la evita la morte. Per quanto possibile, chiaramente. Una società che la vede un po' come tabù e quindi non l'affronta. Una società che è dalla Seconda Guerra Mondiale che, fortunatamente, non vede più la morte cruenta. La vede sui giornali, sporadicamente, ma non è qualcosa di massa. Non è qualcosa che affligge tutti quanti nello stesso momento. È più a macchia di leopardo ogni tanto, il parente anziano, oppure appunto la tragedia, quella che leggiamo sui giornali. Ma cerchiamo di capire un attimo prima come veniva vista la morte. Pensiamo alla mortalità infantile. Prima, fino a un certo periodo, diciamo, la mortalità infantile era presentissima, era molto molto presente. Pensate che circa il 25%, quindi un quarto, dei bambini che nascevano morivano prima di raggiungere i 10 anni. E c'era un altro quarto che moriva prima di raggiungere i 15 anni, intorno all'adolescenza moriva. Per cui una famiglia che avesse avuto 10 bambini, solamente 5 avevano la speranza di raggiungere l'età adulta. Ecco, quindi pensiamo, in passato c'era sicuramente un rapporto diverso con la morte, perché tutti quanti erano costretti a viverla in prima persona, ma a viverla appunto in prima persona con la morte di più figli. Cioè, stiamo parlando di qualcosa che veramente può ridurre alla disperazione qualsiasi persona. Per citare un esempio famoso, possiamo pensare ad Alessandro Manzoni, che è nato intorno al 1790 e morto intorno al 1870. Manzoni ha avuto 10 figli e figlie. E solamente una è sopravvissuta alla morte di Manzoni. Questo vuol dire che Alessandro Manzoni, durante l'arco della sua vita, ha visto morire un figlio quando era giovane, un figlio quando era un po' meno giovane, ma ha visto ben 9 figli morire. Ecco, pensiamo a come debba essere diverso rispetto ad oggi, in cui sì, esiste ancora la mortalità infantile, parliamo di diverse migliaia di bambini nati morti, parliamo di casi in cui si muore a 3 anni, a 5 anni, a 15 anni, ma sono sicuramente limitati. Questa è una riflessione che vorrei fare. L'altra è appunto legata alla società, appunto come dicevo prima, alle guerre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la Prima Guerra Mondiale, sono morti milioni e milioni di persone. Dare una cifra precisa è un po', lascia un po' il tempo che trova, perché anche sui libri, sui manuali, a volte si trova in 10 milioni, a volte di più, a volte di meno, perché
Alcuni considerano solamente le perdite dovute alle battaglie, alla guerra. Altri considerano anche appunto le carestie, oppure le epidemie che trovando delle persone poco malnutrite, quindi con un sistema immunitario piuttosto debole, falcidiavano la popolazione. Questo si può tornare anche alla peste del 1630, quella appunto di Manzoni, in cui, non so se vi ricordate, c'era anche la rivolta per il pane, quindi una situazione di fame. E vorrei ora tornare nel senso affrontare la morte nella società attuale. Pensiamo alla morte di adesso, in cui veramente viene quasi rinviata, posticipata. Sembra quasi che tutti quanti, a qualsiasi età, vogliano continuare a vivere una vita giovane. E cosa intendo per giovane? Ma questo contribuisce anche allo Stato, chiaramente. Intendo una vita in cui uno appunto finisce la scuola, indipendentemente se faccia l'università o meno, e poi dopo solitamente si getta in quello che viene chiamato il mondo del lavoro. Un mondo del lavoro che professionale, che tiene impegnate le persone fino ad una certa età. Ora questa età di volta in volta si è alzata per vari motivi. E la persona che finisce di lavorare a 65 anni, 67 anni, ha dei desideri di scoprire il mondo, ha dei desideri di vedere il mondo con occhi diversi. Non vuole alzarsi la mattina, prendere la metropolitana e andare al lavoro, perché l'ha già fatto tutta la vita, vorrebbe vedere cose diverse. Potrebbe essere viaggiare, potrebbe essere riscoprire l'amore, gli affetti familiari, oppure coltivare delle passioni che ha sempre rimandato, perché in questa società non c'è mai il tempo di fare le cose. E però, una volta che si è giunti quasi ad essere liberi e ad avere la piena padronanza del proprio tempo, ecco che ci si scontra con un orologio che ha continuato a girare imperterrito. A quell'orologio lì non importa nulla se noi abbiamo fatto delle cose che ci piacevano o che eravamo in qualche modo obbligati a fare perché dovevamo pagare le bollette. Quell'orologio scorre e quando ci si trova vicini al suono della pendola, possiamo dire, al suono della campana, allo scoccare dell'ora, ecco che viene un po' l'ansia. Perché uno dice: ma aspetta, io vorrei fare le cose, dov'è il mio tempo? La mia vita, io non voglio andarmene. E io credo che in realtà, se uno riflettesse un po', dovrebbe considerare la morte come qualcosa di positivo, come qualcosa di bello. Non sto parlando chiaramente della morte tragica, come può essere magari quella di un giovane o quella di un che può avvenire in un incidente, ma la morte di una persona molto anziana, che a un certo punto se ne va via. Perché la morte in realtà fa parte della vita. E se la vita è bella, anche la morte deve essere bella. Noi nasciamo e ogni giorno che passa invecchiamo e ci avviciniamo a quel momento lì, allo schioccare della campana. E non c'è modo di arrestare questo momento. Prima o poi schioccherà per tutti, schiocca per tutti. Un po' quella che Totò chiamava la livella, che ci rende così uguali.
anche se poi ci sono differenze sociali enormi. Un'altra cosa su cui vorrei riflettere, sempre legata alla morte, ma non si può parlare della morte senza la vita, è la bellezza della vita e la bellezza di questi ultimi 70 anni. Sono stati 70 anni più belli della nostra civiltà. Abbiamo avuto la fortuna di non avere guerre in Europa. Abbiamo avuto la fortuna di vivere la vita come più piaceva a noi. E un'epoca con tutti i suoi difetti, sia chiaro. Poi uno può essere di sinistra, di destra, neoliberale, o comunista, qualsiasi cosa. Ma abbiamo avuto la libertà. A uno può non piacere il capitalismo, a uno magari avrebbe voluto un ambiente più pulito, più sano. Ma è stata un'epoca fantastica, in cui io ho potuto scegliere cosa studiare. E un'altra persona ha potuto scegliere chi amare, se un uomo o una donna. Altre persone invece hanno scelto cosa fare del proprio corpo, del proprio bambino, del proprio di tutto quello che volevano. Sono state libere di farlo, sono state libere di abortire. E se una persona sposa una persona e non ci va d'accordo, c'è stata la possibilità di divorziare. Questo molto recentemente, negli anni 70, però comunque è stata una sorta di cammino intrapreso dopo quella che è stata la grandissima tragedia della Seconda Guerra Mondiale. E prima, ovviamente, della Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale. Sono stati 70 anni meravigliosi, in cui, pur con la guerra fredda, pur con le paure quotidiane della disoccupazione, di tutto quello che c'è stato e che ha preoccupato durante la quotidianità le persone, è stato qualcosa di bello, veramente bello. E però, tutto sommato, io faccio una riflessione. E vi invito, se casomai, a farlo anche voi. Com'è possibile che queste persone, che adesso hanno 70, 80 anni, e che sono persone meravigliose, persone bellissime, vissute libere, nate libere, e anche se appunto magari avendo i genitori che erano appena usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, genitori che comunque hanno usufruito di quello che viene chiamato boom economico. Per cui persone che in qualche modo sono state molto bene. Ecco, com'è possibile che questi settantenni, questi ottantenni, che hanno amato così tanto la vita come è giusto che sia e sono contentissimo che abbiano avuto la possibilità di viverla al meglio, com'è possibile che queste persone non si rendano conto non del sacrificio che stanno chiedendo ai giovani in questo momento, ma di come questa sorta di quarantena sia più vicina a un'immolazione. E non parlo tanto delle 2 settimane chiusi in casa, delle 3, delle 4, perché tutto sommato non è qualcosa di così faticoso o pesante. Mi riferisco a tutto quello che verrà dopo. Perché sì, noi vediamo i canali di Venezia più puliti, l'ambiente, l'aria, e i passerotti che vengono sulle strade e prima non c'erano. Ma allo stesso tempo stiamo rinunciando ad alcune libertà. E le libertà
Uno sa quando le perde, ma non sa mai quando le riacquisirà. Delle libertà che per averle, per farci vivere questi 70 anni di pace bellissimi, qualcuno ha dovuto conquistare. E queste libertà sono state conquistate con la vita di giovani, milioni e milioni di giovani che hanno combattuto e che sono morti. E poi, di fronte alla morte, di fronte alla disperazione di ogni famiglia, ecco, in un disegno complessivo sono nate queste libertà. Non c'è stata una forza politica che le ha create, né un'altra. Sono stati gli umani esasperati da tutto quanto, che hanno capito, hanno detto. Non ha più senso parlare di sinistra, di destra, di centro. Siamo tutti umani e abbiamo diritto di vivere tutti quanti nel modo migliore possibile. E lì sono nati i 70 anni più belli del mondo. E io spero che esistano di nuovo, lo spero vivamente. Spero che ci siano non 70 anni, ma 700, 7000. E allo stesso tempo però mi rendo conto, mi guardo in giro e vedo che non sarà una cosa semplice. Perché, come dicevo, stiamo perdendo dei diritti. E il mio appello non è solamente rivolto ai giovani. Perché i giovani, io stesso, siamo inesperti, non sappiamo cosa succederà. Però l'invito è di tenere gli occhi aperti. Il mio appello però è rivolto soprattutto alle persone che hanno 70 anni, che ne hanno 80, e che in qualche modo si stanno avvicinando a quella che è la fine del cammino, quella bellissima cosa che è la fine del cammino. È giungere alla conclusione. E sarebbe bello farlo regalando ai propri figli, ai propri nipoti e ai nipoti che ancora non esistono e che nasceranno magari tra 20 anni. Sarebbe bello dargli un mondo ancora più libero, più bello, più gioioso. E io spero che questo mondo arrivi veramente. Ma non può arrivare un mondo così libero, così gioioso, così splendido, se le misure restrittive arrivano adesso e arrivano perché qualcuno ha paura di perdere i propri cari, ha paura di perdere la propria vita. Io so che tutti voi, dolci anziani, carissime nonne, se voi sapeste che in futuro i vostri nipoti e i pronipoti e i figli, se voi sapeste che ci fosse la possibilità che essi soffrano, che non possano vivere la vita splendida che avete vissuto voi, perché? Perché mancheranno le libertà. Ecco, io so che voi non vorreste una cosa del genere. Non la vorreste mai e dareste di tutto per vederci liberi, per vedere il mondo ridere di gusto. E dareste anche la vostra vita perché questo accada. Grazie.